Ciao e ben arrivati nella diretta di oggi. Saluto tutti quanti voi che si sono collegati, che si collegheranno magari fra un pochettino. E l'argomento che ho preparato oggi, infatti nel post ho scritto un argomento molto molto importante, fidati. Infatti l'argomento è la fiducia. Prima di questo ti dico, segui questa diretta fino alla fine perché ti aspetta una sorpresa, una novità penso che possa interessarti tanto e dopo vedrai, sarà la diretta di oggi un po' più lunga del solito, quindi 5 minuti in più, ecco, al massimo. Allora, parlando della fiducia, mi sono ispirata da un articolo di Giacomo Papasidero, un articolo lungo, dopo se lo vuoi approfondire puoi andare a guardarlo su internet, ma io ti faccio un riepilogo, è un po' come leggere un libro e farti la sintesi, così dopo non la devi più leggere, almeno che non vuoi approfondire l'argomento. E quindi ho preparato questa sintesi sulla fiducia. Partendo da un mio esempio che mi è successo l'altro giorno, ero al supermercato. E era un orario dove c'era poca gente e quindi la commessa parlava con la signora prima di me di un signore che era appena uscito senza far spesa e la commessa dice: "Speriamo bene perché sembra un tizio strano" e dice: "Oggi non mi fido di nessuno, neanche di me stessa". E infatti lì mi è venuta proprio la frase di Lao Tzu, che l'ho pubblicata l'altro giorno, che dice: "Non dare fiducia significa non ricevere fiducia". Ed infatti proprio così, non ci fidiamo degli altri perché in fondo non ci fidiamo di noi stessi. Mi spiego meglio. Che tra l'altro non è successo niente, il giorno dopo, i giorni dopo non è stato rubato il supermercato, tutto a posto, è andato bene. Allora, partiamo con la nozione che la dice nell'enciclopedia Treccani. La fiducia è un atteggiamento verso altri e verso se stessi che risulta da una valutazione positiva di fatti, circostanze, relazioni per cui si confida nelle altre persone o proprie possibilità. E che generalmente produce un sentimento di sicurezza e tranquillità. E quindi, se abbiamo fiducia, sicuramente pensiamo di poter contare su quella persona. Non ci sono delle certezze, ma almeno crediamo che il suo comportamento ci possa dare questo. E perché ci fidiamo piuttosto di alcune persone e non degli altri? In primis perché abbiamo più o meno le stesse regole di vita, condividiamo gli stessi valori, abbiamo gli stessi modi di comportamento, abbiamo visto dei risultati che ci ha portato e quindi pensiamo che questa persona ci può essere utile, le sue capacità per quello che noi stiamo cercando. E inoltre che abbiamo un'aspettativa di qualcosa di buono che ci può dare. E quindi, perché è difficile affidarsi agli altri? Secondo te, cosa ti viene la prima cosa? Sono le paure. La paura di cosa? La paura di rimanere innanzitutto delusi. Qualcuno dice: "Se sei rimasto deluso è perché ti sei illuso troppo". E quindi, se tu mi tradirai le mie aspettative, ecco che mi deludi. E quindi questo a cosa mi porta? Mi porta a soffrire, il tuo comportamento mi porta a soffrire. E quindi un'altra paura di soffrire. Inoltre c'è l'incertezza, perché alcune volte non siamo sicuri che quella persona possa soddisfare davvero i nostri bisogni, i nostri desideri. E poi non finisce qui. C'è anche il problema, poi il rischio. Se un amico ti chiede di prestargli 5.000 euro, magari pensando glieli dai perché vuol fare un investimento, quindi ti fidi di lui. Se invece dovesse chiedere la tua casa o le tue proprietà, sicuramente farai fatica a darle, ma non è perché non ti fidi, ma perché c'è un rischio grande.
quindi sicuramente farai fatica dopo in questo caso, in questa relazione. E poi c'è l'amore, un altro fatto è l'amore. Sicuramente le persone che ci amano, che noi amiamo, ci fidiamo di più. Le persone che non ci interessano, non ci interessa neanche il discorso della fiducia. Invece, quelli che ci vogliono bene, che ci amano, presupponiamo appunto che vogliono la nostra felicità, il nostro star bene e quindi ci fidiamo. E quindi riepilogando del perché non ci fidiamo degli altri e perché c'è il rischio, come abbiamo detto, della delusione, c'è la paura della delusione, paura della di soffrire, della sofferenza, c'è l'incertezza, c'è il rischio e poi c'è l'amore. Sono questi fattori qua. Attenzione però. Perché tu non ti fidi di un tuo amico, ti fidi dei suoi comportamenti, ti fidi per ciò che lui si è comportato fino ad oggi e quindi tu sicuramente ti fiderai di lui perché speri che lui si comporterà così, quindi comportamento. E poi non ti fidi delle persone, ma ti fidi dei risultati. Se io ho avuto un premio nel mio settore, ho tanti premi, sicuramente questo ti porta ad avere maggiore fiducia. Se un chirurgo a cui tu stai andando perché devi fare un intervento, sicuramente ti fiderai dei suoi risultati. Quindi è importante aver chiaro che non ti fidi di una persona, ma ti fidi dei suoi comportamenti e dei suoi risultati. E quindi a questo punto si parla di due macro categorie di fiducia, che mi piacciono tantissimo queste categorie, sono davvero ben dette, come si dice. La fiducia condizionata, che è una specie di delega, io mi affido a te a condizione che, ok? C'è una condizione in mezzo. E la fiducia incondizionata invece è l'amore. Non c'è bisogno di nessuna condizione, è solo nasce per ciò che le persone sono veramente. E quindi la fiducia condizionata. La fiducia condizionata abbiamo detto che è proprio una specie di delega, perché deleghiamo alle persone in cui abbiamo fiducia, deleghiamo cosa? Deleghiamo innanzitutto la nostra felicità. Perché qualcuno deve renderci felici, o almeno ci aspettiamo, ci sono quelle persone da cui ci aspettiamo per renderci felici. Inoltre, deleghiamo il nostro amore, perché ci aspettiamo delle persone che ci amino, che ci doni questa sicurezza anche interiore, questo amore per così come siamo, per la nostra natura. E poi c'è appunto deleghiamo la nostra sicurezza, perché abbiamo bisogno delle persone che ci garantiscano la sicurezza. Inoltre deleghiamo il nostro senso, il nostro valore, il nostro senso della vita, perché abbiamo bisogno delle persone che ci confermano il nostro valore, che credano in noi. Inoltre delle persone che deleghiamo i nostri successi, perché abbiamo bisogno delle persone che ci aiutano a raggiungere dei grandi successi, dei grandi risultati. E quindi capisci bene che si parla piuttosto di delega che di fiducia in questo caso. E quindi perché questo? Perché delegare è più facile, quindi la fiducia condizionata è più facile che quella incondizionata. Perché in questo modo ci assumiamo meno responsabilità anche, perché è una questione di responsabilità assumerci, come abbiamo detto, il discorso della felicità, sicurezza, amore, del successo e tutte le altre cose è davvero impegnativo. E ci viene molto più facile a delegare all'altro di far questo. Quindi è importante aver presente che ciò che deleghiamo all'altro è una cosa del passato, non tiene niente del presente e del futuro, ma del passato, perché quella persona o quelle persone si sono comportate fino ad oggi così. Da oggi in poi, se cambia, cosa succede? Rimango deluso o delusa. E quindi a questo punto cosa faccio? A questo punto cerco delle altre persone in cui possa delegare ciò che sono le mie aspettative, i miei bisogni,
i miei desideri, appunto, e quindi aver presenti questo. Infatti, quando recidiamo dei rapporti, relazioni di amore, è perché proprio quella persona non soddisfa più le nostre aspettative e quindi cerchiamo un'altra persona che soddisfi queste aspettative, che la consideriamo più affidabile. E invece il discorso di delega, non di delega, di fiducia incondizionata, che è l'amore, e accettare le persone per così come sono. È un po' quel senso lì quando la mamma ha la fiducia verso il bambino, nonostante verso il neonato, nonostante che è appena nato, è piccolo, però ha fiducia che camminerà con le sue gambe, nonostante che magari è caduto tante volte, sa che si alzerà, andrà avanti e quindi non si stanca ogni volta di alzarlo, di dargli coraggio di andare avanti. E questa è la vera fiducia, che è appunto una forma di amore. E parlando, questo tipo di fiducia non è solo per gli altri, ma anche verso noi stessi e quindi in primis verso noi stessi. Non importa quindi che ogni volta magari cerchiamo delle prove, ogni volta cerchiamo delle conferme. Non importa questo, è importante aver presente qual è il nostro potenziale e qual è anche il potenziale dell'altra persona, perché non siamo mai un prodotto finito, siamo sempre in evoluzione, sempre in trasformazione. E quindi credere nelle sue potenzialità, quando parlo sue, sono anche tue, di ognuno di noi, perché tutti abbiamo dei limiti, tutti abbiamo delle paure, tutti abbiamo delle insicurezze e appunto per questo spesso deleghiamo agli altri, perché da soli pensiamo di non farcela. Invece proprio credere che si può fare, che ogni giorno si possono scoprire delle risorse in se stessi e negli altri. E quindi incoraggiare senza mai stancarsi, nonostante quante volte sia caduto, incoraggia. Dai tempo e spazio per esprimersi al meglio possibile e inoltre credere che qualsiasi errore sia recuperabile. Non esiste niente di irrecuperabile, tutto si trasforma, tutto si può recuperare e al meglio possibile. E quindi questo è proprio l'amore, l'amore verso gli altri e verso se stessi. Non dico di applicare queste informazioni, queste emozioni che ti sono rimaste dentro, non di applicarle già da subito tutte quante. Inizia da poco, da un qualcosa. E io mi auguro che ti sia stato utile questa diretta. Se è così, condividilo con le altre persone, con i tuoi amici. E ciò che volevo dirti è il discorso della novità, della notizia. Chi mi conosce sa che io insegno anche Qigong, organizzo degli eventi su Qigong, che è una disciplina taoista, sono delle pratiche antiche della medicina tradizionale cinese. Inoltre sono specializzata anche alla bioenergetica e quindi nel mio lavoro sto unendo proprio queste due esperienze, della bioenergetica e della medicina tradizionale cinese Qigong, con Qigong. E ho pensato proprio come contributo, parlando sempre di amore, del contributo nel sociale, di organizzare un gruppo online totalmente gratuito, dove una volta a settimana, che sarà martedì, faremo 20 minuti di esercizi Qigong, che sono degli esercizi terapeutici, per migliorare il benessere fisico e anche mentale, spirituale. Dopo ti spiegherò meglio. Vediamo se riesco dopo questa diretta di inserire il link del gruppo che si chiama Armonia con Qigong. Il gruppo su Facebook si chiama Armonia con Qigong. Così una volta a settimana potremo incontrarci perché, secondo la mia esperienza di terapeuta, non basta solo avere delle informazioni a livello teorico. Ma ciò che fa davvero la differenza è la pratica. E spesso non è semplice applicare questi concetti nella pratica, perché manca appunto la parte del corpo. E in questo caso con Qigong integreremo
la conoscenza del corpo, esploreremo, bisogna proprio andare in fondo, esplorare se stessi, esplorare la conoscenza di se stessi, dei propri ritmi, dei propri cambiamenti interiori, perché è quello che noi non conosciamo. Siamo molto verso l'esterno, ma siamo poco verso l'interno. E quindi rafforzare questa parte interiore. Per dopo sicuramente avremo un altro campo energetico, altre anche potenzialità, altre risorse perché le abbiamo conosciute, toccate, esplorate all'interno con questi esercizi. E poi sicuramente sono delle pratiche energetiche che danno vigore, forza, energia, tonicità e in più rilassamento. Rilassamento non come un qualcosa molle, ma come un qualcosa di elasticità. Perché spesso vedo anche nei trattamenti che sto facendo, le persone vengono, sono molto rigide, che rigidità non è tonicità, è l'eccesso di tonicità. E quindi ci vuole sia lo stato di tonico e anche di rilassamento. Così comprendendo il tuo corpo, i due stati, allora potrà essere elastico. Che elasticità fisica e anche dopo elasticità mentale, perché tieni presente che noi siamo uno. Allora, ho pensato, riepilogando sul discorso del gruppo Armonia con Qigong, del gruppo di Facebook, di farlo martedì alle ore 21 e partiremo dal 3 aprile, il 3 che è il numero perfetto in numerologia. Inoltre, per quanto riguarda le dirette, se ti fanno piacere, seguimi. Da qui in avanti lo farò 3 volte a settimana nei giorni dispari, dopo metterò anche il post, sarà lunedì, mercoledì e venerdì le mie dirette alle 12:30. Partecipa e fai anche delle domande. Se non riesci ad essere in diretta, falle qui sotto nel post. E mi raccomando, condividi, condividi.